hanno ucciso a calci un ragazzo di 21 anni, hanno fatto scoppiare il cuore a calci. È una cosa che io per giorni non ci ho dormito, quindi è una vicenda particolare. Detto questo, il tema di fondo sono i controlli. Ho letto oggi un magnifico articolo sul Corriere della Sera, di Buccini, che raccontava che su 1.300.000 redditi di cittadinanza erogati sono stati revocati 8.200. È una percentuale dello 0,6. Beckis, che sa fare i conti meglio di me, parliamo quindi del 99,4% che sono tutti regolari. Mi pare una grande fesseria. Mi pare che abbiamo raccontato, Massimo, tu ed io, per mesi, no? I boss dell''ndrangheta, i carcerati in Sicilia e in Sardegna, furbetti vari. Beh, al punto da arrivare da questi due ragazzi che sinceramente non è che bisognava incrociare banche dati, bastava fare un giro su Instagram. Questi due vivono come due nababbi, si bevono lo champagne a Gargarozzo sulle barche a Capri e a Positano. Io trovo incredibile che noi non riusciamo a fare dei controlli minimi su questa misura, anche perché lo dico questo a chi sostiene il reddito di cittadinanza, perché chi lo sostiene capirà bene che tu togli qualunque nobiltà a uno strumento che era nato per aiutare chi stava veramente male. Io sono una di quelle che non ha mai storto il naso, perché penso che se ci sono un po' di italiani, anche pochi, che mettono insieme il pranzo con la cena, grazie al reddito di cittadinanza, per quanto mi riguarda, è una buona notizia. Ecco, tu dicevi una cosa, adesso sentiremo, faremo un giro, perché il punto è, andiamo al di là di questa famiglia, però il problema è i controlli. Il reddito cittadinanza era nato per sostenere un determinato tipo di persone che si trovavano in grandi difficoltà e questo in parte sicuramente è il lato positivo, però il problema è i controlli, come vengono fatti? Diceva Mirta, bastava fare un giro su Instagram e vedevi questa situazione, qualcosa di anomalo si segnalava, ma noi siamo andati con Carlo Marsilli proprio lì, guardate. Buongiorno, sto cercando i bianchi. Sono così. Qua sopra è questa villa con quel leone, il cancello, col sole sopra. Vedete le iniziali, la B di Bianchi. Vedo delle BMW, una Chevrolet, una Smart. Lì c'è un enorme leone e questo è un molosso, diciamo che non ha proprio l'aspetto di una casa di chi ha bisogno del reddito di cittadinanza. Salve Ruggero, chiamo Carlo Marsilli. Le posso chiedere come mai ha fatto richiesta il reddito di cittadinanza? Ecco, quello che è appena entrato in casa è Ruggero Bianchi, il padre dei due ragazzi arrestati, accusato in questo momento di frode nei confronti dell'INPS. Secondo la Guardia di Finanza avrebbe omesso dei dati nella richiesta del reddito di cittadinanza e avrebbe così frodato 16.000 euro. Assieme al padre di Gabriele, Marco Bianchi, per lo stesso motivo sarebbero stati denunciati anche la madre di Francesco Belleggia e il padre di Mario Pincarelli, i due ragazzi coinvolti assieme ai fratelli Bianchi nell'omicidio di Willy Monteiro. Gabriele Bianchi, uno dei quattro arrestati per il delitto di colle ferro, faceva il fruttivendolo a Cori. Nel suo paese era stato esempio di coraggio perché aveva deciso di investire in un'attività autonoma nel periodo della pandemia da coronavirus. Ma lui anche a lavoro veniva con tutti questi vestiti, orologi, gioielli. Ma nessuno di voi si chiedeva come faceva un fruttivendolo ad avere tutte queste. Ti vedo che gira con loro, per carità, però mai a pensare a una cosa del Eppure quest'estate Gabriele Bianchi ha soggiornato in alberghi come questo, in Umbria. Quanto costa una notte in doppia nel vostro resort? Costare intorno ai 180 euro la coppia. A Gaeta. 2,30 persone al giorno, una camera standard. E questo hotel di Positano. La categoria base verrebbe su 500 euro a notte. Gabriele non era l'unico in famiglia ad avere un'attività economica. Nel centro di Artena, un paio di mesi fa, il fratello maggiore Alessandro aveva aperto un ristorante bistrò ed è lì che lo incontro. Ma se tuo padre percepisce il reddito di cittadinanza, è Lavoro chiaro? 40 anni, ragazzi, non c'entra niente che è il reddito di cittadinanza. Mio padre quella casa se l'ha fatto dopo 40 anni, da quando che ha 12 anni Ma che mi lavora. spieghi allora perché la richiesta è il reddito di cittadinanza? Così ci dico, così Allora, ci dice la Guardia di Finanza, ragazzi. non è così. Non è così. Non è così.
Allora, Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano, dice, insomma, se uno fa un giro, controlla, verifica. Poi è chiaro che a fronte di certe situazioni ci stanno decine, decine, centinaia di persone, per fortuna oneste, al cui reddito ha dato un grande aiuto. Cosa pensi di questa situazione? Poi parleremo di Tridico, del presidente dell'INPS, tra qualche istante. Però ci tenevo, perché è un punto che fa molta, solleva sempre molte polemiche, la mancanza di controlli. Guarda, prima cosa, il reddito di cittadinanza, non parliamo di centinaia di persone, parliamo di 1.300.000 persone in cui dobbiamo presumere che nella stragrande maggioranza ne abbiamo diritto, perché in questo paese sono 5 milioni di poveri. E noi, quando abbiamo raccolto le storie di chi l'ha ricevuto, abbiamo ricevuto al fattoquotidiano.it centinaia e centinaia di storie di persone che non si potevano permettere gli occhiali, che non mangiavano mai la carne alla settimana. I poveri esistono. Poi esistono anche in questo paese di furbi e di fessi un sacco di criminali. Ed è evidente che c'è tanta gente che ha cercato di frodare, che sta frodando il reddito di cittadinanza, come ci sono tanti falsi invalidi, come ci sono imprenditori che ricevono sussidi e che non ne hanno diritto e frodano lo Stato. Tu dici giustamente i controlli devono essere maggiori, però nessuno di noi può sostenere, di fronte a queste immagini scandalose e di fronte allo scandalo di boss mafiosi che prendono i soldi, gli 8.000 eccetera, che quando anche questi fossero, invece che 8.000, fossero 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 persone, 100.000, possiamo chiedere e dobbiamo chiedere controlli più rigorosi, che non ci sono da nessuna parte purtroppo in questo paese. Guardate quanto pochi sono gli ispettori di lavoro. Ma nessuno di noi, se è civile, può dire che ai poveri non debba essere dato da mangiare. Sì, però, Peter, poi il reddito, certo, va ridiscusso, ma questa è la prima cosa da dire, perché se no in questo paese avremmo le rivolte per strada in questo momento. C'è stato però uno scontro molto duro, direttore Bechis, tra Tito Boeri, che è il vecchio presidente dell'INPS, e Pasquale Tridico, di cui tra poco torneremo a parlare. Proprio su questo, dice, i metà dei precettori del reddito di cittadinanza sarebbero in realtà degli evasori. Questo lo dice l'ex presidente. Credo che citi delle cifre che sono circolate all'interno dell'INPS. Questo tanto che sarebbe so molto che, grave. Però. Che dopo si è aperta la caccia a chi poteva essere la fonte informativa, sono andati a vedere l'elenco di quelli che si erano congratulati al termine del suo mandato con un documento ufficiale nell'INPS. Quindi quelle cifre temo che abbiano una certa attendibilità. Certamente sono tanti gli evasori in Italia. Sappiamo che le regioni dove c'è più nero percentualmente rispetto al numero dei contribuenti sono quelle che prendono più reddito di cittadinanza, che hanno più numeri con reddito di cittadinanza. Alcune di queste regioni hanno dichiarazioni IVA, cioè versamenti IVA, quindi versano pure quell'IVA, superiore alle dichiarazioni IRPEF, quindi non avrebbero redditi per pagare nemmeno il 20% di quello che comprano, sono dati che sono conosciuti al Ministero delle Finanze. E quindi, diciamo, lì il tema dei controlli c'è. Purtroppo e bisogna farlo soprattutto dove ci sono situazioni di questo tipo. Quello che sta dicendo poi Franco. Probabilmente anche altre forme di sostegno, come sappiamo tutti, gli assegni di invalidità hanno avuto spesso tante truffe. Il REI, che era troppo poco, era molto basso, quindi è chiaro che però, una scusa, cifra Franco, così bassa. Una cosa molto importante, Massimo, sono tanti imprenditori che raccontano, anche a me è successo, di persone che vanno a dire: guarda, prendi il reddito di cittadinanza, assumimi in nero perché io ti costo di meno e io posso avere sia il reddito che la lavoro in nero. E questo è un grande problema. Cioè, io quando Peter dice le persone povere esistono, ne sono perfettamente consapevole. Lavoro tanto anch'io su questo tema, ho raccontato storie terribili. A me spaventa l'idea di argentinizzare l'Italia, l'idea di dare agli italiani la sensazione che puoi vivere di sussidi, cioè, e di assistenza. Il sussidio in alcuni casi è troppo alto, lo assommi a un po' di ore in nero e sono altri soldi che ti arrivano, allora alla fine dico non vado a prendere. Bravo. E io su questo mi sembra che stiano ragionando, perché ho sentito che al governo vogliono ragionare, perché forse si sono accorti che si è dato. Io voglio Masiero, un paese lei in cui la come gente lotta per lavorare, diciamo la verità. Ragiona in questo senso, la pensa così?
Io come imprenditrice, per continuare a fare l'imprenditrice, non posso rinunciare al fine perché non riesco a governare i mezzi. Quindi se il fine, ovvero dare un reddito di sostegno a chi non arriva alla fine del mese, esistono, ed esistono queste persone. Attenzione che non passi il concetto che i poveri sono poveri o perché non hanno voglia di fare niente o perché sono tutti ricchi evasori. Esistono delle persone molto per bene che vanno protette, che forse vanno più messe tra i problemi da risolvere del ministro delle pari opportunità, che non accanto a quello dell'economia, che non solo non sono da guardare con una problematica esclusivamente economica, ma perché non abbiamo un sistema che dà accesso a pari opportunità a tutti, e quindi questo crea delle disuguaglianze. Però, come dicevo, non si può, perché non so fare i controlli in un paese che ha il 12% di PIL considerato come evasore, come evasione, e 4 milioni, 5 di, non si può calcolare, di lavoratori in nero, togliere aiuto a chi ha bisogno di aiuto. È anche vero, e su questo il REI funzionava meglio, che sarebbe meglio tornare a un welfare di prossimità. Il REI aveva i comuni che controllavano. Quindi, no? Per usare quella Riatore famosa... Riatore dice, la gente in Italia vive di odio e reddito di cittadinanza. Era una tua intervista, me la confermi? Te la confermo. Io credo che il reddito di cittadinanza è molto delicato, perché da una parte può aiutare delle persone che sono in estrema difficoltà, ed è giusto. Dall'altra ha fornito l'alibi alla gente di prendere il reddito di cittadinanza come il lavoro principale. Poi si propongono a varie aziende chiedendo di lavorare. Infatti anche l'articolo che menzionava Mirta è esattamente questo. Ma vedi, se noi continuiamo a dare sussidi, la gente si abitua a questo. La dignità di una persona è di svegliarsi al mattino e andare a lavorare, non svegliarsi e andare davanti all'INPS a cercare il sussidio. Perché i giovani, se noi continuiamo ad avere un governo che premia e dà sussidi, ma non andiamo da nessuna parte. I ragazzi devono poter lavorare e non pensare che si fermino al sussidio, perché che paese creiamo? E io vi dico che è difficile trovare dei ragazzi che vengono a lavorare, perché chi ha il sussidio non vuole lavorare. Chi prende 600 euro sta lì, fa un po' di lavoro in nero, porta a casa 1.000-1.100 euro. Un ragazzo normale che fa 13-14 ore prende gli stessi soldi. Cioè, noi leviamo la dignità alla gente. La dignità non è andare davanti agli uffici dell'INPS e chiedere sussidi. La dignità è creare lavoro, la gente deve lavorare, si deve svegliare al mattino e andare a lavorare. Questa è la dignità. Prego, quel 1.300.000 che abbiamo citato sia io che Gomez è un numero che a me rincuora, perché ci sono 1.000.000+ di persone che vivono meno peggio di prima. Quello che mi spaventa è i 196.000 che hanno trovato il lavoro, perché tutto questo allora, grande hanno meccanismo hanno fallito in modo clamoroso i centri di impiego. Sì, ragazzi. Peter, sono 4 tentativi che si sono fatti in questo paese negli anni di riformare i centri per l'impiego. Si era detto che questa volta sarebbe stata il passaggio buono, definitivo, e in realtà è drammatico. Cioè, qui non è che uno accusa un sistema, però il fallimento è evidente. Siamo un paese che ha dei centri per l'impiego. Non so, dottoressa, lei assume attraverso i centri di impiego? L'ha chiamata? Non funzionano, però... No, risponda solo a questo, non funzionano. Allora, Peter, è chiaro che non si può vivere solo di sussidi. Questo è un punto. Bisogna aiutare chi ha bisogno. È vero che i centri per l'impiego non funzionano. È vero che il tentativo di farli partire con i famosi navigator è un tentativo che è partito sostanzialmente in gennaio di quest'anno, per i tempi. Ed è anche vero, come sappiamo tutti, che per 5 mesi poi, o 6, si è bloccato sostanzialmente tutto. Questo non vuol dire che molto di quello che non è stato pensato non debba essere rivisto. Ma in tempi normali, noi non adesso, in cui i contratti a tempo determinato perdono il lavoro, ma in tempi post-Covid o pre-Covid, in questo paese ogni anno c'erano 1 milione di posti di lavoro che rimanevano liberi perché l'offerta non si incontrava con la domanda. È evidente che l'unico modo per cercare di riempire questi posti è metterli in contatto.
E questa non è un'invenzione di questo governo o del governo precedente, è un'invenzione degli inglesi, un'invenzione dei francesi, un'invenzione di alcuni stati americani. Allora discutiamo di quello che non funziona, ma non dimentichiamoci che questa cosa non è stata inventata in Italia, perché sennò si dovrebbe sostenere che Germania, Inghilterra, Francia sono degli stati assistenziali, invece sono degli stati in cui i tempi normali l'economia vola, solo che questo sistema burocratico funziona al contrario di quello che accade in Italia. Allora, però, è un dato di fatto. Hanno fallito, cioè questa riforma comunque ad oggi è fallita, non sono riusciti, Covid o non Covid, non è riuscita, c'è qualcosa che non funziona, le regioni non comunicano tra di loro, hanno creato solo i navigator. Mi sembra troppo poco, Bekis e dottoressa Masiero. No, certamente quei posti di lavoro li hanno creati, di fatto per non fare nulla, perché i navigator non stanno facendo nulla, tant'è che ci sono ipotesi di usarli per altri scopi, perché visto che ormai sono assunti, si sta pensando quello. È vero che esiste in altri paesi i centri dell'impiego che funzionano, è vero che tanti altri paesi funzionano e l'Italia no, e l'Italia adesso funziona anche peggio di altri paesi su questo settore. Ma perché si funziona sempre male, come dice, perché questo paese... Perché la burocrazia è un disastro, è cieca, è sorda, appunto, torniamo ai controlli, no? Cioè, a tutti pare possibile che nessuno si era accorto che c'aveva la villa con i leoncini. Dai ragazzi, a me sembra incredibile. Possiamo dare il reddito di cittadinanza a gente che sta in carcere, ma non c'è una banca dati che ti dice chi è carcerato e chi no. Cioè, io trovo tutto incredibile. Sembra che la nostra burocrazia sia un moloch completamente sordo e cieco. Sì. È una cosa che non può andare avanti. Però se noi continuiamo a dire burocrazia, diciamo una cosa generica su cui scaricare le possibilità. La burocrazia sono i ministri del governo italiano, i sottosegretari del governo italiano che scelgono le persone che poi fanno le delibere, le determine e fanno funzionare la macchina, i presidenti di regioni, i sindaci dei comuni. Questa è la burocrazia, cioè la burocrazia è la classe politica, no, che non deve solo, far funzionare Franco, la macchina. Se non funziona la macchina è colpa del ministro, se no è sempre colpa di una cosa che non esiste. Però Franco, sai anche tu che trovi sempre i direttori generali, una volta stanno qua, una volta là, esatto, cambiano i ministri, ma però li scelgo mica io. No, no, certo, però l'ostruzionismo e l'avanzi della burocrazia è uno dei punti. Abbastanza e sono tenuti, ma è perché i ministri, diciamo, come tanti funzionari, dicono una cosa, ho detto che l'ho fatta, è fatta. Masiero, al volo, perché poi voglio parlare di Tridico. Masiero? Sì. Allora, un reddito di sussistenza per tornare di aiuto, per tornare a quello che dicevamo prima, è evidente, per seguire anche quello che diceva Flavio Briatore, che non può fare concorrenza a un reddito da lavoro. Infatti, il reddito di inclusione permetteva quell'accumulo che forse ci faceva rispettare l'articolo 1 della Costituzione. Cioè hai dato troppi soldi nel reddito, sì, perché, di cittadinanza. Allora, o alziamo i salari minimi, però non mi pare che Confindustria sia d'accordo, oppure creiamo la possibilità di fare un accumulo, cioè tu non perdi completamente il reddito da supporto se trovi un lavoro. È un lavoretto. Che potrebbe essere una situazione interessante. Poi, tornando a quello che dicevate voi invece, la burocrazia, la digitalizzazione, che si parla, che adesso è la tecnologia, sono mezzi, ma qual è il fine? Quello che non si capisce di questo paese è cosa vuole fare da grande. Entro il 15 di ottobre noi dobbiamo saperlo, perché poi tutti gli altri mezzi dovranno essere coerenti tra di loro per dire che paese siamo. Nel piano, nelle linee guida del piano nazionale di rilancio e resilienza, parola orrenda, resilienza economica non vuol dire niente, non vuol dire niente. La usano tutti, ma non vuol dire Europa, niente, soprattutto per l'Italia che non deve adattarsi, deve reagire. Quindi nel piano non è vero che c'è un caro amico ti scrivo, cioè della fuffa impacchettata. Ci sono anche dei punti che si potrebbero prendere in indicazione, ma non dicono che paese vogliamo essere. Non possiamo più permettercelo. A pagina 14, me lo ricordo perché c'è scritto che si useranno i soldi per incentivare l'internazionalizzazione produttiva qualora il mercato lo richiedesse e qualora le esigenze dei clienti dicessero che va bene. Ma davvero vogliamo mettere dei soldi? Vogliamo essere un paese che fa l'internazionalizzazione produttiva? Dopo la pubblicità parleremo di Pasquale Tridico, il presidente dell'INPS, grandi polemiche perché retroattivamente si vedrà aumentare il suo stipendio al momento, poi vedremo cosa succederà perché le polemiche stanno innalzandosi. Dopo la pubblicità.
Allora, ci sono grandi polemiche perché il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, si è visto aumentare retroattivamente il suo stipendio. Quindi sono polemiche. Mirta, era il momento giusto per farlo? È il modo giusto per farlo? Allora, premetto, ti dico una cosa. Per me, chi ha un ruolo così importante come presidente dell'INPS dovrebbe avere un super stipendio. Questa cosa dell'abbattere gli stipendi a chi ha ruoli, credo che gestisca 400 miliardi, cioè... Sì, 27.000 dipendenti, roba non da poco. Allora, uno non è che può prendere meno di quello che può prendere un suo dirigente. Questa è una follia, secondo me, lo ridico, l'ho ridetto quando ero in Rai, che il direttore generale prenda meno di un dirigente, quasi, o lo stesso livello, mi sembrano cose folli. Ciò detto, è un momento particolare. Allora, io... trovo che questa vicenda, tra l'altro pare che ormai lo chiamino non più Tridico ma Triplico, questa è la battuta che circola ormai su questo signore, poveretto, è il trionfo dell'ipocrisia, Massimo, perché tutto, hai ragione tu, è tutta un'ipocrisia. Io mi chiedo perché un bravo professionista debba accettare un lavoro a 60.000 euro per fare una cosa così complicata. L'avessero posto a me, l'avrei mandati a quel paese, perché ecco, non fai... Forse lì hai la risposta. Bravo, allora io questo voglio, dico, no? Cioè, a me cosa mi dispiace? Tridico poteva dire, secondo me legittimamente, io non faccio il presidente di un ente straordinariamente importante, una storia complicatissima, deve erogare centinaia di miliardi degli italiani, non lo faccio per 60.000 euro. Se però lo accetti, l'hai accettato, e in più non puoi farti aumentare lo stipendio. Si hanno aumentato i ministeri, non fa niente, non si fa la chetichella, non si fa il 7 d'agosto, non si fa nel pieno di una pandemia che ha messo in ginocchio il paese, e non si fa, voglio sottolinearlo grandemente, quando il tuo ente, perché io ero in diretta in quei giorni e raccontavo questo, ha fatto un gran casino, scusate il termine, con i click day per i 600 euro, io ho seguito persone che sono state 3 giorni e 3 notti attaccate a cercare di avere i soldi, quando il tuo ente deve ancora dare quasi 500.000 di ammortizzatori sociali agli italiani che non riesce ad erogare. Prima sistemi il tuo lavoro, prima fai quello che devi fare e poi pensiamo agli stipendi. E in ogni caso, in questo paese bisogna cominciare a dire: se sono bravo mi dovete pagare. Io sono contro il pauperismo, credo che se è merito, Flavio, e se sai fare le cose devi pretendere di essere pagato. Flavio, che notizia è questa? Ma io credo che Tridico ha capito cos'è la retorica della casta. Allora, prima di tutto, tu non puoi dare 60.000 euro a una persona che gestisce 400 miliardi. Allora, secondo, hanno fatto questo aumento alla chetichella, l'hanno scoperto i giornalisti. Come sempre. Terzo, Conte quando dice mi informo, ci vuole un secondo, prendi il telefono, chiami l'ufficio personale dell'INPS e gli chiedi quanto guadagna il presidente dell'INPS, te lo dicono in un minuto. Se tu mi chiedi un mio dipendente dove in tutta parte del mondo, te lo dico in un minuto. Poi, in Italia si deve smettere di avere degli incapaci a gestire miliardi. Un'azienda come l'INPS deve avere lo stesso salario che ha il privato, perché gestisce i soldi degli italiani e gestisce i soldi di tutti. Per cui se il mercato dice che un presidente dell'INPS deve guadagnare 800.000 euro, 1.000.000 di euro, è quello che gli devono dare. Non a questo qui che per 60.000 euro accetta un lavoro del genere. Devono mettere uno bravo, come devono mettere bravo la gente quando arrivano questi soldi dall'Europa. Ma chi è che li gestisce? Ma chi li gestisce di questi qui? Ma chi li gestisce? 200 miliardi, questo è il piano Marshall. Ma chi lo gestisce? Gente così? Da 60.000 euro. Un metro di fa 60.000 euro, che gestisce 20 camerieri. È una vergogna, un'ipocrisia in Italia. La gente deve pagarla per meritocrazia. Direttore Gomez. Se sono bravi li devi pagare. Direttore Gomez. Fermo restando che io concordo sul fatto che lo tetto massimo per la pubblica amministrazione di 240.000 euro sia un tetto sbagliato, e concordo anche sul fatto farlo alla chetichella non è stato bello. Poi però bisogna ricostruire i fatti come sono andati esattamente.
Io ieri ero particolarmente indignato quando ho aperto un quotidiano che titolava Tridico si alza la paga con effetto retroattivo e polemica all'INPS. E quindi ho detto ai miei colleghi del sito del fattoquotidiano.it, mettiamoci sotto e lavoriamo. E abbiamo scoperto, come credo che abbiano scoperto tutti i colleghi, che quei 150.000 euro erano la somma che dove spettava il presidente dell'INPS secondo una delibera del governo giallo-verde, una decisione del governo giallo-verde, ministro dell'economia e ministro del lavoro allora Di Maio, di giugno, quando ancora i governi giallo-verdi erano al governo. Poi abbiamo scoperto altrettanto che questo aumento doveva scattare intorno a gennaio-febbraio, c'è stato il Covid e poi arriva, come dice giustamente Mirta Merlino, il fatto che arrivi a fatto in questa maniera, alla catichella, come ha detto giustamente lei. D'altra parte però non mi nascondo nemmeno che Tridico, criticabilissimo per 2600 cose, sta sulle palle anche per una serie di altri motivi. Uno, la questione della ricerca che ha fatto l'INPS sui famosi 600 euro finiti a una serie di politici, consiglieri regionali e parlamentari, che l'INPS ancora non rende noti, peraltro. E poi la questione sui controlli sulle casse integrazioni in corso percepite da una serie di imprenditori che secondo i primi controlli non avevano diritto di prenderli. È in un posto in cui obiettivamente c'è molta gente che ha voglia di sparargli addosso. Detto questo, è totalmente sbagliato che questo aumento, non stabilito da lui ma da altri, sia avvenuto il 7 agosto mentre gli italiani erano in vacanza, avevano... Ecco, c'è di più, e lo dico a Bekis, il professor Perotti, che certo non è un estremista, dice che il problema non è tanto, io lo ripeto, per me dovrebbe guadagnare 100 volte, molto di più, perché ha la gestione di un istituto importante del nostro paese. I compensi con cui verrà retribuito arrivano e saranno anche finanziati col famoso taglio delle cartelle dei pensionati. Questo è molto grave, le famose buste arancioni. Questo Perotti lo dice oggi. È falso, è totalmente falso, abbiamo ricostruito anche questo. Quindi è falso quello che dice Perotti. È totalmente falso, ha preso una cantonata, perché hanno letto le carte in cui inizialmente sembrava che fosse dipendesse dal taglio delle famose buste arancioni. Invece quel piccolo risparmio è stato fatto su un taglio diverso, il taglio delle buste degli arancioni autisti, non è stato dei noleggi, di queste cose dalla qua gestione, dalla gestione Tridico. Questo per dire come sono i fatti. Perfetto. Dicendo che è sbagliato il 7 agosto, ma per questo c'è un sacco di gente che gli sta sparando addosso. Bekis, siccome ho qui la documentazione perché me la sono portata dietro, i fatti non sono andati come ha raccontato Gomez. Questa è la delibera numero 2 del 22 aprile 2020 del Consiglio d'amministrazione INPS e firmata Pasquale Tridico, e determina l'aumento del suo stipendio. Cioè, Tridico ha detto non sono stato io. Sì, è stato lui. C'è la sua firma sotto. L'ha deciso lui, è firmata da lui ed è deliberata. Ma certo. E demanda al governo, al decreto interministeriale, solo la decisione su quando far decorrere quell'aumento. Ma in questa delibera lui segnala, tanto è cascata, ma segnala come la finanzia, con un taglio delle spese, come diceva lui, non sono quelle delle cartelle gialle, sono quelle della manutenzione anche delle macchine sanitarie dell'INPS. L'ideale, il 22 aprile 2020, in piena pandemia, era il taglio giusto da fare. La finanzia in questo modo, ma la finanzia già nel 2019. Quindi lascia la decisione al governo, ma lui si era precostituito i risparmi per avere l'aumento retrattivo dal primo giorno. Questa è la verità, come la verità nella delibera, nel decreto interministeriale. Nel decreto interministeriale del 7 agosto c'è un'altra verità, che su questa decisione finale, per due volte, una il 16 giugno e l'altra con una nota protocollata il 14 luglio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questo aumento
nella quindi persona del sottosegretario quindi alla Conte Presidenza. Lo sapeva? E immagino che parli con no, Gianni Letta. Franco, no, Franco, però dato che conosci le carte e che ho letto anch'io, perché se no non ci capiamo, questa storia parte a giugno del 2019. Governo e viene bocciata dalla verde. Presidenza del Consiglio. Sono fermo un attimo perché sennò i telespettatori non capiscono. E allora il ministro allora Di Maio e il ministro Tria dicono ok, per noi va bene 150.000 euro. La delibera a cui tu ti riferisci è una delibera successiva, una volta che il vecchio governo aveva detto 100, perché come in qualsiasi società per renderla operativa il consiglio di amministrazione deve dire di sì, quindi quell'ammontare di 150.000 euro non per giustificare Tridico ma per ricostruire come sono andati fatti anche dal punto di vista politico risale a una scelta del governo giallo-verde che fu bocciata dalla presidenza del consiglio, quindi quella scelta non c'era più. Ma detto questo, io posso dire che è un po' diverso dire io accetto uno stipendio da 62.000 euro oppure io lo accetto sapendo già dal primo giorno che quello stipendio reale è di 150.000 e che me lo retrodatano dal primo giorno di lavoro, perché è questa la furbizia da appurare. Lo sapeva già dal 2019? Sì, allora ha accettato un'altra cosa e ci hanno preso in giro un po' tutti. È chiaro, devo passare all'altro tema importante. Dico solo una cosa, perché vi dico la verità, io vorrei vivere in un paese in cui invece di andare a guardare i cavilli di quello che ha fatto Tridico, io so che in questo paese sono state pagate 500.000 più o meno malcontate cassa integrazione a chi le deve avere da un ente che funziona. Poi il signore che lo dirige guadagna bene, chapeau. Pagate la cassa integrazione agli italiani. Masiero, è questo che mi sta a cuore. Farlo adesso alimenta la sfiducia. In questo momento alimentare la sfiducia è quello che non possiamo permetterci.